qualsiasi nel mondo, che ringrazio con affetto e gratitudine, mi dà ancora anche quest'anno l'opportunità e il piacere di formulare i migliori auguri di Buon Natale a tutti i santagatesi, residenti e non residenti, sparsi questi ultimi in tutto il mondo, e che contribuiscono a tenere alto il buon nome della propria terra d'origine. È stato un anno difficile per tante famiglie a causa della crisi mondiale che ci sta attanagliando e che crea disagi economici a tutti, compresi tutti coloro che operano nel campo dell'agricoltura, che è la principale attività del nostro territorio. Per il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, disagi acuiti ancora di più ultimamente dagli eventi alluvionali dell'1, 2 e 3 dicembre, che hanno devastato tutto il nostro territorio, creando notevolissimi danni a tutte le strade rurali e ai terreni e beni dei privati. Ci tengo a sottolineare l'impegno che ci sta mettendo l'amministrazione per cercare di ripristinare il transito su tutte le strade rurali con le proprie limitate risorse finanziarie a disposizione. Gli interventi definitivi potranno eseguirsi solamente se arriveranno i fondi regionali specifici. Inoltre, voglio sottolineare l'impegno profuso dell'amministrazione nel portare avanti quei progetti e iniziative nel campo sociale, ambientale, culturale e dei lavori pubblici, che non sto qui ad elencare, ma i cui effetti incominceranno a breve a manifestarsi, tipo i lavori di forestazione. Rivolgo ai giovani gli auguri per un Natale e per un nuovo anno di serenità, e che il 2014 possa essere l'anno che dia certezza al loro futuro con una occupazione stabile e dignitosa. Sono sicuro che i giovani santagatesi sapranno tirare fuori le energie giuste e necessarie per costruirsi un futuro. Ancora una volta devo constatare con rammarico che non si è ancora chiusa l'annosa vicenda del dissequestro del complesso abitativo Montanarella. A queste famiglie, che sono in attesa di entrare in possesso delle proprie abitazioni, che sono il frutto di una vita di sacrifici, va tutta la mia solidarietà e quella dell'intera amministrazione comunale che mi pregio di rappresentare e guidare. L'amministrazione ha provveduto a far stampare anche per il 2014 il tradizionale calendario che sarà distribuito a tutta la popolazione residente e spedito ai santagatesi che vivono fuori, sia in Italia che all'estero, per tenere vivi e forti i legami con la propria terra d'origine. Certamente i momenti di difficoltà continueranno anche con il nuovo anno, però queste difficoltà non dovranno portare alla rinuncia delle naturali aspirazioni di benessere sociale ed economico, per cui l'augurio è che la nostra comunità continui a trovare la forza e la volontà di crescere e migliorarsi attraverso il contributo dell'amministrazione comunale, che continuerà ad adoperarsi per cercare di mantenere i servizi e conservare e consolidare le eccellenze conquistate negli anni, oltre a cercarne sempre di nuove e proficue, attraverso il contributo delle associazioni, dei volontari, delle comunità religiose, degli operatori economici, della scuola, garantendo quel proficuo spazio di crescita ad ogni suo abitante ed aumentando il piacere di vivere insieme in questa nostra amata cittadina. Nella consapevolezza che i santagatesi sapranno tirar fuori le energie necessarie per costruire un futuro migliore e più proficuo, a nome del Consiglio Comunale, della Giunta e mio personale, auguro a tutti i santagatesi residenti e nel mondo un sereno Natale e un felice anno nuovo. Salutato Gesù Cristo, a tutti i santagatesi, a Sant'Agata e a tutti i santagatesi sparsi nel mondo, nel giorni di Natale voglio fare questo
caldissimo augurio di Buon Natale. Che nostro Signore, che è venuto tra noi, vi illumina i vostri passi. Come anche leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, che in Lui era la vita, e la vita era luce degli uomini, e la luce nelle tenebre brilla, e le tenebre non lo compressero. Vi auguro che questa gioia di Natale, che proviene dalla luce del nostro Signore, che viene per noi, sempre vi accompagna, che vi aiuta a camminare nella difficoltà dei giorni quotidiani, ma anche dà la possibilità di vedere la gioia di vivere con Lui nella comunità dei credenti. Vi auguro Buon Natale e buon nuovo anno. Anche da questo posto voglio vi ringraziare delle vostre preghiere per nostra comunità, ultimamente anche così segnata da un lavoro di tetto di San Nicola. Voglio vi ringraziare per tutte le vostre offerte, le vostre preghiere. Da questo posto voglio vi benedire, che Dio vi benedica e vi custodisca nelle tutte vie della vostra vita. Amen. Buon Natale.